Comunque ragazzi, io ho visto che queste cose verdi che sono qui alla palude, aiuto cos'è? Oh, ma che rompi! E appunto dicevo, queste cose che sono appiccicate agli alberi qui alla palude si possono raccogliere, ma per farlo bisogna costruire come minimo una scala. Adesso cercherò di un attimino organizzarmi qua perché già la sanguisuga mi ha preso di mira. Di fare una scala per arrivare lì e forse si possono picconare, insomma, sono abbastanza utili come materiali. Allora, iniziamo, vediamo un po' come fare. Comunque, ragazzi, la carne di Lox, ok, quella zona è veramente tosta, però se si vanno a uccidere i Lox dà un botto di vita, dà tantissimo, quindi è ottimo andare a farmare lì solo per i Lox, anche se sono un po' difficili da fare, ma basta organizzarsi un attimo, ci devo pensare come farli abbastanza facilmente. Con le frecce ho visto che si fanno abbastanza facilmente, però loro distruggono come niente il legno e anche la pietra, sono abbastanza potenti, però magari con un edificio, cioè l'edificio, magari stando sopra qualcosa di pietra si riesce a uccidere abbastanza facilmente. Allora, torniamo a noi. Finora non ho ancora fatto nulla. Dov'è che era quell'albero là? Sì, ho detto una cavolata perché ho detto che praticamente non serviva il veleno, però in effetti tutti questi animali qua avvelenano, quindi l'antiveleno se è possibile tocca portarselo dietro. Io in questo momento non me lo sono portato dietro, però un pochettino non fa male, se uno ce l'ha, l'ha fatto, serve per tutta la zona della palude, non solo per il boss. Allora, l'albero è quello laggiù che vediamo e le sono abbastanza in alto, quindi in effetti come ci si arriva lì? Tocca fare una scala. No, io voglio passare in questa acqua sporca, ci sono sempre sanguisughe e odio. Allora, cominciamo a prendere un po' di legna. Oh, non è che... Ah, ok. Per cominciare a fare un po' di, cioè una scala più che altro. No, ragazzi, ma quanti chiao, caspiterina. Però ho notato che più passano i giorni più arriva gente. Guarda quanti. No, vabbè, tanti, cioè troppi, non ce la faccio. Vabbè, si buttano giù abbastanza facilmente. Però, caspita, cioè, oggi mi sono arrivati troppi eserciti. Ok, per fortuna sono riuscita a parare. Qui ce n'è un altro. Peccato che non posso nemmeno raccogliere, perché tanto sono sempre piene di roba. Ero venuta qui per prendere quella roba lì. Mi fate fare il video? Cioè, dobbiamo stare qui. No, pure questo! Ma dai, cioè. Aspetta, che questo non ho capito bene come colpisce. Ah, così. Oh, annientato. Ah, che strazio. Abbiamo finito qui con la gente. Speriamo che non ne arrivi un'altra ondata. Perché io stavo facendo. Cioè, devo fare sta scala. Mamma mia. Oh, abbiamo finito di arrivare. Non si riesce nemmeno a mettere la scala. Allora, vediamo un attimo. Cioè, troppo in alto. Allora, vediamo un attimino se si riesce ad arrivarci. Qui, allora, si chiama Gook Sack. E come si prende sto coso? Proviamo a prenderlo col piccone. Oh mamma mia, non è che tabalena. Non è che mi spacco anche la... Ok, allora abbiamo sbloccato delle nuove ricette. Però ogni volta è scomodissimo sta cosa, cioè ogni volta devo fare la scala per andare pezzo per pezzo. Mamma mia, ci metto altri 35 anni. Eh sì, perché... Ah, guarda, qui ce n'è un pezzo. Oh, raccontiamo tutto. Oh, santo cielo! Aspetta. Ma sono sempre in agguato queste. Allucinante. Ok, allora, dicevo, intanto arriverà qualcos'altro. Niente, ogni volta tocca spostarla, sta scala però bisogna distruggerla, perché non si può spostare. Mamma mia, che strazio però.
Vabbè, comunque il funzionamento, il discorso è questo qui. Purtroppo ogni volta tocca fare la scala. Dunque, allora, questa qui non è che sia facilissima riuscire a mettere. Per fortuna ogni volta che si va a sfasciare sta scala, ti ridà i pezzi, cioè il legno più che altro. Oh, si vede malissimo, non ci vedo niente. Bloccato. Ah, ce l'ho io davanti. Allora, boh, proviamo a vedere se ci arriviamo. No, ma è storta, non l'avevo vista. Forse ce la faccio lo stesso. Sì, ah, no. Allora, vabbè, comunque serve il piccone. Vediamo se ci arriviamo, però. Sì, ma quelli in alto, cioè. Ok, vabbè, poi cade e si va a raccogliere. Ok, vabbè, anche questa sostanza, più che sostanza, questo materiale è stato preso. Dove è andato? Oh no. Forse allora qualche parte qui. Solo che anche questo qui è rarissimo, cioè diventa molto complicato anche a riuscire a prenderlo. Quanti ne ho preso finora? Ah, vabbè, 10, già va bene. 10 da un bozzo, diciamo. Ma dov'è questo qui che è caduto? Sparito? Qui vedo dei movimenti strani. Poi ti continuano ad arrivare sanguisughe. Ecco, non ti senti più riposato. Andiamo bene. Boh, sparito. Non lo so. Adesso vediamo se lo trovo. Ma non sono delle sanguisughe, sono degli squali queste. Allora, lì mi sembra un po' più basso. Quindi ci va di lusso. Forse tocca cercare quelli anche che sono un po' più bassi. Quindi si fa prima. Aiuto. Vabbè, questo è già a portata di mano. Quindi. Bene, quelli là sono spariti, non ho più trovati. Boh. Ma doveva finire? Non si vede un tubo in sta palude. Ancora là, sangue. Ho perso già un sacco di vita. Cioè, si vede che cade, ma poi non c'è più. Ma dov'è che sta? Guarda, guarda, due stelle? Hai capito? Dovrebbe in teoria questi qui a due stelle essere anche più potenti. Altro che storie. No, aiuto! Aspetta, che mi sono buttata male. Ma era troppo profondo qua. Scusa, sta roba che sto tirando giù sparisce. Dove va a finire? Oh, è arrivato il tipo. Oh, no, 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 vabbè. Per fortuna questi si spaccano abbastanza facilmente. Ecco, te prego. Vabbè, è andato a chiamare qualcun altro. E il veleno, è quello, è quell'altro. Sì, no, vabbè, ragazzi, ho detto una cavolata. L'antiveleno serve per tutta la palude, non serve solo per fare il boss. Perché guardate, cioè, mi ero un attimo confusa. Allora, solo che mi sa che mi devo portare anche la cosa per curarmi. E qui ogni volta uno strazio. Allora, dove sono andati a finire quelli lì? Perché non fai in tempo a metterti come si chiama? La roba d'osso, che già magari già non si vede un tubo, poi dunque sono spariti, ma non erano degli scheletri, ma che fine hanno fatto? Oh, qua non si capisce più niente, la roba sparisce. Dunque, per fare la torcia in ferro a fiamma verde serve 2 di ferro, 2 di fanghiglia, naturalmente poi vabbè la forgia, e quindi vabbè è abbastanza fattibile farla, però il problema è che vedo che poi dopo un po' si spegne sta roba e ogni volta bisogna andare a caricare, quindi tocca sempre andare a prendere sta fanghiglia, che è un'operazione abbastanza antipatica. In più diciamo che sono rimasta abbastanza delusa dal fatto che non ci sia una possibilità, soprattutto per chi gioca in single player, di settare un attimino i parametri del server.
soprattutto per quanto riguarda il farming, perché i materiali servono tantissimi, cioè vanno via veramente tanti materiali. Quindi così, cioè, si va molto lenti, poi molto faticoso. Ma mi è passata già la voglia, perché sono andata lì, ho fatto mezz'ora, eccetera, eccetera, 40 minuti, ci ho portato niente di ferro a casa. E vabbè. Comunque, giusto per vederlo, l'effetto è questo. È una torcia, sì, appunto, come pensavo, come quelle lì che abbiamo, ci sono dentro le cripte. Come potete vedere, vedi che rifornisce 2 di 6, quindi una volta che va a consumarsi, va ricaricata. Dunque, a questo punto dobbiamo essere in grado di poter fare il nostro arco, che dovrebbe essere uno dei più potenti al momento disponibili all'interno del gioco, la zanna di Dragon. Come potete vedere, fa una perforazione di 47, poi ha anche altri tipi di bonus, tra cui qui dice, dunque, la forza di parata 0, vabbè, non era questa, dove ho letto, veleno dice 5, quindi teoricamente avvelena anche. Allora, per farlo ci serve la forgia upgradata a livello 2 del banco, insomma, per poterla portare a livello 2 dovete andare a costruire questo oggetto qui, questo vedete, e vedete qui il livello della vostra forgia, quindi la stellina, io ce l'ho già a livello 2, quindi per poter fare l'arco ci serve 10 pezzi di corteccia antica che si trovano nella palude, 20 lingotti d'argento, che li potete trovare nel bioma della neve. Se non sapete come fare a trovarli, guardate il video. Ricordo che tutti i video sono disponibili per quanto riguarda tutti i giochi, ma in particolar modo Valheim, visto che sto parlando di questo, nelle playlist. Poi ci serve la pelle di cervo e la fanghiglia che l'abbiamo appena fatta. Quindi andiamo a farci il nostro arco, io l'ho già fatto, e a questo punto dov'è? Dovrebbe, eccolo qui. Poi ovviamente si potrà upgradare, quindi toccherà tornare ancora là e vedete che è molto molto più potente. Vabbè, le stealth sono quelle che vi ho detto prima, anche una velocità di movimento del meno 5%, e quindi adesso non ci resta altro che provarlo. Dunque, allora avviciniamoci piano piano, vediamo. È stato difficoltoso trovare una vittima, pensate un po'. Ho fatto sempre 40? Cerchiamo in un'altra. Adesso ovviamente quando si cercano vittime non si trova mai nessuno. No, vediamo sul troll. Sì, vabbè, grazie. Mi sono incastrata qui dentro. Vabbè, questo decisamente si vede meglio, fa un bel po' di danno in più. Adesso arriva tutta la foresta. Vabbè, adesso non c'entra un tubo. Aspetta, fammi prendere l'altra arma. Via, via. Ok, anche questo ci mancava. Beccato, maledetto. Ok, vabbè. Allora, un po' di danno in più lo fa. Ok, ragazzi, vabbè. Era soltanto un'altra prova dimostrativa perché si vede meglio sopra il troll. Alla prossima.